Buonasera Londra, è possibile fare ipertrofia a corpo libero? La risposta è assolutamente sì. Anzi, tanti ragazzi diventano più grossi a fare calisthenics rispetto a fare i pesetti in palestra. Ma mio zio diceva che tutto quello che viene prima di un ma non conta, ma scopriamolo. Partiamo dal presupposto che il muscolo non ha occhi, non riesce a capire se la contrazione serve per fare una trazione alla sbarra o una lat machine. È altrettanto vero che però l'ipertrofia muscolare segue delle leggi fisiologiche che sono più facilmente perseguibili attraverso l'utilizzo dei pesi liberi e dei macchinari che a corpo libero. Per esempio, noi possiamo fare le trazioni utilizzando degli elastici perché non abbiamo ancora abbastanza forza per riuscire a farne un buon numero. Ma con la lat machine, caricando di 5,5 i pesi, diventa tutto più facile. E poi nelle trazioni abbiamo dei punti critici in cui la tensione muscolare è massima, ma che dobbiamo passargli il più velocemente possibile per riuscire a performare meglio. Nella lat machine possiamo regolare il peso, per cui nel momento in cui abbiamo la massima tensione sul gran dorsale, possiamo lavorare con dei tutte e dei movimenti controllati. Infine, prendendo sempre le trazioni alla sbarra, molto spesso che cosa si vede? Si vede che arriviamo all'ultima, alla penultima ripetizione, la velocità di esecuzione è ancora buona e poi non ce la facciamo più a superare lo sticking point, il punto critico, e quindi l'esercizio finisce. Con i pesi liberi, con la lat machine, invece riusciamo molto di più ad avvicinarci al cedimento reale del gruppo muscolare. E quindi non sarà soltanto 0 o una ripetizione essere lenta, ma magari anche due o tre. E sappiamo che quando muoviamo, anche se cerchiamo di imprimere la massima velocità, molto lentamente il sovraccarico, ecco, quello è il momento più ipertrofico per il nostro muscolo. Quindi, ricapitolando, ipertrofia a corpo libero, assolutamente sì, ma per tutti questi altri fattori è più difficile da ottenere rispetto alla palestra. C'è però un grosso vantaggio dato dal calisthenics, che allenarsi per la performance ti fa fare un percorso, ti permette di migliorare i parametri allenanti e quindi anche se non cerchi una maggiore ipertrofia, alla fine tanti ragazzi si ritrovano più grossi ad allenarsi correttamente che a fare la solita scheda in monofrequenza, senza progressioni, in palestra, sempre a cedimento. E quindi, alla fine, se andiamo su internet, guardiamo gli atleti di calisthenics e chi fa bodybuilding, a parte rare eccezioni nel bodybuilding natural, mediamente sono più grossi quelli che fanno calisthenics, almeno per quanto riguarda la parte superiore del corpo, proprio perché non hanno questa fissa di dover arrivare sempre a cedimento, capiscono che miglioreranno aumentando le zavorre, aumentando il numero di ripetizioni. Ci sono delle cose oggettive che sono quei fattori che vanno ad aumentare l'ipertrofia muscolare. Un maggior carico e un maggior tempo sotto tensione, quindi più ripetizioni e più sovraccarico. Ecco, il calisthenics ci può dare degli spunti perché ci fa capire come una programmazione sensata, se fosse applicata anche alla palestra, permetterebbe di ottenere molto molto di più che: vai, sei il guerriero del lunedì, mercoledì e venerdì sera, spaccati alla morte, sei un figo e cresci. Cresci fino ad arrivare a un limite, ma poi i limiti genetici si riescono a superare aumentando i parametri e facendo un percorso. Nessuna programmazione sportiva ti dice fai sempre il massimo, perché se fai sempre il massimo non stai realmente facendo il massimo. Devi invece prenderla in corsa per poter superare il tuo limite. La base della fisiologia sportiva applicata al calisthenics ci fa diventare più grossi, applicata alla palestra è la via di quelli che fanno bodybuilding natural serio veramente. Andate a vedere i campioni assoluti, scrivetegli su Instagram come si allenano e vi fate poi un'idea voi stessi.
Ecco, queste erano alcune riflessioni. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Io vi lascio Project Calisthenics per chi vuole iniziare ad allenarsi a corpo libero. Secondo me è un ottimo libro di base per avere un'idea di come fare gli esercizi a corpo libero correttamente per non farsi male e di come fare una programmazione per iniziare a migliorare nei parametri allenanti. Grazie mille e noi ci vediamo con un prossimo video.